Dopo il derby della Lanterna, oggi va in scena al Piccardo di Borzoli il derby della Serie A dei dilettanti, Sestrese contro Genova Calcio. Obiettivi opposti per le due squadre, i padroni di casa lottano per la salvezza e la formazione ospite vuole mantenersi salda al secondo posto. Dopo 5 minuti di gioco c'è la Sestrese all'attacco, Secondelli salva la Genova Calcio dal tentativo di Mossetti. 2 minuti dopo lo scatto in avanti di Bennati della Genova Calcio viene fermato malamente da Ardinghi, estrae il giallo Quercioli di Chiavari. Dal calcio di punizione, Ilardo appoggia per Capannelli, che punta dritto in porta, ma il pallone termina a lato. Genova Calcio che spinge, Capitan Raso conclude dal limite e sfiora l'incrocio dei pali. Anche Bennati ci prova al 17esimo, ma senza centrare lo specchio della porta. Occasionissima Sestrese al 20esimo, traversone di Venturelli per Lipani, miracolo di Secondelli. La ribattuta di Battaglia non va a buon fine, Merialdo a concludere l'azione senza successo. Ma il gol arriva poco dopo ed è un eurogol di Battaglia, che al limite dell'area, quasi da fermo, disegna una traiettoria perfetta e sblocca il risultato, 1-0 per i verde stellati. Con il vantaggio dei padroni di casa si passa al secondo tempo, ripreso e montato da Samuele Ragusa. La ripresa si apre con due possibilità per la Genova Calcio. Nella prima a concludere è Bennati, Rovetta si salva in volo e devia in corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo ci prova Capannelli, il tentativo di pareggio termina a lato. Arrivati al 19esimo Ardinghi commette un fallo su traverso, per Quercioli è rigore. Doppio giallo per il numero 5, la Sestrese rimane in 10 uomini. Parodi dal dischetto è una certezza e riporta il risultato in parità. L'occasione per la rimonta della Genova Calcio arriva 6 minuti dopo. Parodi apre per Bennati, Rovetta ci mette una pezza. Alla mezz'ora Lombardo atterra Parodi in area, secondo rigore per la Genova Calcio e la Sestrese rimane in 9. Ancora Parodi a battere l'estrema punizione e a ribaltare il risultato. Vantaggio che dura poco perché un minuto dopo Quercioli indica il dischetto anche per la Sestrese e Battaglia senza problemi riporta l'equilibrio tra le parti. Risponde prontamente la Genova Calcio, ma Rovetta fa il miracolo su Dentici, appena entrato e subito in partita. Una doppietta per parte e finisce in pareggio il derby. Tiene duro la Sestrese nonostante l'inferiorità numerica e non ne approfitta la Genova Calcio.